Sara D'Ambrosio, sindaco uscente di centrosinistra, si conferma sullo scranno di prima cittadina d'Alto Pascio. Dopo un testa a testa nello scrutinio delle 13 sezioni andato avanti fino a notte inoltrata, ha avuto la meglio al primo turno su Maurizio Marchetti, candidato sostenuto dal centrodestra. La D'Ambrosio, al termine di una giornata caratterizzata da un evidente nervosismo del suo gruppo, del quale facevano parte quattro liste, fra cui anche Verdi e Socialisti, ha ottenuto il 50,92% delle preferenze. Maurizio Marchetti, per 23 anni al governo della cittadina del Tau, si è fermato al 46%. Al terzo posto, ma con un ruolo determinante in questa tornata, Giovanni Matteo Tori, che ha preso il 3,08% dei voti. Ha vinto la squadra, ha vinto il gruppo, ha vinto il futuro di questo paese e ci abbiamo messo l'anima, il cuore e le gambe. Le gambe. Alto Pascio ha capito che il futuro è con noi. Per me da subito, quando ci pensavo, era chiara la scelta, perché si parlava o di andare avanti o di tornare indietro. E ci hanno seguito, Alto Pascio è con noi, è intorno a noi, come dicevo. E io ringrazio tutti, ringrazio tutti gli altopascesi per questo sostegno. È una grande responsabilità, ancora di più di quello che è stata nei primi 5 anni. E così come ha vinto la squadra, dovrà governare la squadra.